è iniziata la mostra a tratti dell'artista Jonathan Calugi nelle sale affrescate del comune di Pistoia. L'esposizione sarà aperta fino al 5 novembre per un viaggio a 360 gradi nei lavori dell'artista pistoiese, che nel 2010 è stato selezionato dalla rivista Print Magazine tra i più interessanti 20 New Visual Artists Under 30 e dall'Art Director Club di New York tra i 50 Young Guns Under 30. Calugi ha inoltre lavorato con veri e propri colossi di livello internazionale come Apple, Sony, Google, New York Times e molti altri, e in tante città del mondo, per un'arte moderna fatta di giochi di punti e linee che si fondono tra loro e danno vita alle sue opere. Il tema della mostra in realtà è un non tema, è un escamotage per un racconto senza racconto. Si chiama Tratti, come se fosse la forza d'attrazione, ma allo stesso tempo come il tratto, come quindi il segno che comunque rappresenta al 90% i miei lavori. E non è una mostra tematica, ma è una mostra che affronta un pochino il tema delle connessioni e quindi di cercare di rientrare in connessione con la propria città. In questo momento della mia vita mi sento, avendo un bimbo che vive in questa città, avendo scelto per l'appunto di farlo crescere in questa città, vivendoci dentro, di cercare di far vedere quello che posso fare e quello che posso regalare. La mostra si intitola A tratti, che è un gioco di parole. Infatti nella locandina potete vedere che praticamente le figure partono da una sola unica linea e si fonde insieme per creare soggetti e personaggi, figure universali. Vai anche molto più all'estero rispetto che in Italia. Qual è la nuova dimensione dell'artista? Funziona su due livelli: l'artista che deve vivere, logicamente, e poi l'interesse dell'artista. Riuscire a ricavare il valore della cosa principale, quindi il tempo, per cercare di sviluppare quello che è veramente interessante nel proprio percorso e allo stesso tempo accettare che le persone ameranno un passo indietro rispetto al passo che hai fatto te.